professor Consorti, c'è anche un altro motivo che CISP è diciamo, particolarmente di casa in questa presentazione, è proprio nel fatto che l'annuario, ogni edizione dell'annuario, e anche questa come le altre edizioni dell'annuario, questa che è dedicata al disarmo e alla non proliferazione nucleare, ha come proprio impostazione, modo di presentare un approccio interdisciplinare, multidisciplinare all'argomento, e inizierei proprio dall'approccio scientifico, dando la parola al professor Pierfrancesco Francesco Lenci, che ha il doppio compito di portare il saluto dell'Unione Scienziati per il Disarmo e anche di introdurci all'argomento dando alla platea uno sguardo generale sul trattato di non proliferazione nucleare, insomma la sua storia e lo stato attuale. Grazie mille, Marino, e buonasera a tutti. Devo prima di tutto portare i saluti del segretario nazionale della scienza del disarmo, Diego Latella, purtroppo non può essere qui, sono anche sopraggiunti gli impegni di lavoro non accordabili e inderogabili. L'Unione Scienza del Disarmo ha accolto con molta contentezza l'invito di Chiara a cercare di dare un po' più di che collaborare con Chiara e con Ines è sempre un'occasione importante da non perdere e anche perché sul problema della proliferazione nucleare l'Unione Scienziati per il Disarmo lavora da molti anni e su questo argomento risalgo a tantissimi anni. Io mi limiterò a un intervento molto molto breve per darvi un'idea di che cos'è il trattato di non proliferazione. A metà degli anni 60, gli stati che possedevano armi nucleari erano 5, Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra, Francia, eccetera. Nel 65 una quarantina di paesi avevano reattori nucleari e la possibilità di utilizzare le tecnologie nucleari pacifiche per scopi militari si profilava all'orizzonte come un pericolo assolutamente da scontare. Ricordo che la crisi di Cuba, la crisi di inizio di Cuba, fu un momento di grande timore per tutto il mondo per la possibilità che si scatenasse una guerra nucleare. Il presidente Kennedy considerava la proliferazione nucleare come il più grande pericolo che potesse correre. I negoziati per il trattato di proliferazione si conclusero nel 1968 con la firma degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e dell'Inghilterra. E il trattato andò in vigore nel 1970. Se leggete il preambolo del trattato di non proliferazione, risulta molto chiaro qual è l'obiettivo finale. Desiderando promuovere la distensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati, allo scopo di facilitare l'arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l'eliminazione armi nucleari come loro vettori dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo, sottostretto ed efficace controllo. Questa affermazione del preambolo viene ripresa in maniera molto precisa nell'articolo 6 che sancisce
stabilisce che i firmatari del trattato si impegnano a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale. Siamo nel 1970. Il numero delle testate nucleari strategiche e tattiche dei cinque stati nucleari è di 38.153. Nel 1986, prima dell'incontro dell'Ordine del Corpo e poi avvio ai negoziati per l'eliminazione delle SS-20, di 302 e di chiuso, il numero di armi nucleari nel mondo, a tattiche e strategiche, era di 65.156. Quindi, articolo 6 era completamente inesistente. Paradossalmente, secondo me, questa è un'opinione mia personale, però l'interesse generale e il valore di trattato di non proliferazione sta nel fatto che di fatto non sia mai stato violato ad oggi. Uscire dal trattato è un fatto che è diverso da violare il trattato di non proliferazione, nonostante per quanto riguarda l'articolo 6 non sia mai stato davvero, cioè si riconosce, nonostante le critiche, alcune anche molto severe, al trattato di non proliferazione, che certamente non ha questo trattato un valore di importanza fondamentale per il mantenimento della pace nel mondo e per avviare un processo di eliminazione delle armi nucleari. Con l'avvento dell'amministrazione Obama, dopo 8 anni dell'amministrazione Bush, l'ipotesi di avviare davvero il cammino verso l'eliminazione di tutte le armi nucleari ha cessato almeno di noi di essere un'utopia, un sogno, che non posso non ricordare è stato il sogno di Rothbard, che è stato uno dei fondatori del movimento Marcos, almeno per la pace nel 1995, e che ha dedicato tutta la sua vita a promuovere iniziative che sfociassero in una eliminazione degli armi nucleari. Il trattato è certamente un trattato non perfetto. E uno dei grossi problemi di questo trattato, se volete, è quella che si chiama normalmente la politica delle due pesi, due misure. Gli stati nucleari, che cioè l'Unione Sovietica, oggi Federazione Russa, Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Cina, hanno mantenuto i loro avanzamenti e continuano a mantenere i loro avanzamenti e operano con una preoccupazione viva e sincera per eliminare la proliferazione. Dico molto abbronzamente, la risposta a queste preoccupazioni è: se le armi nucleari non sono garanzia di sicurezza nazionale, che le potenze nucleari non ci cominciano a disarmare. Questo è il punto. Bisogna assolutamente svalutare l'importanza politica, militare e strategica degli armi nucleari. Vi ricordo che dopo Hiroshima e le armi nucleari non sono mai state usate, nemmeno quando superpotenze come gli Stati Uniti potevano che il potere distruttivo delle armi nucleari è non paragonabile ad alcuna arma. Il cammino che oggi deve essere percorso, io credo, per arrivare alla eliminazione delle armi nucleari, è quello della svalutazione dell'importanza militare e strategica delle armi nucleari. Sono sicuro che gli eventi che seguiranno renderanno molto chiara questa necessità. Concludo leggendo una cosa che è della primavera del 2011, il giornale
parlare di legge internazionale dell'Università di Fordham. Finché gli stati nucleari cercheranno di ottenere la pace internazionale e la sicurezza, così come i loro propri interessi naturali, minacciando tutti gli armi nucleari, e finché altre potenze, meno forti economicamente e meno sviluppate, cercheranno di sviluppare armi nucleari come equalizzatori per diventare stati più potenti, lo spettro dell'uso di queste armi, con i potenziali apocalittici risultati, rimarrà, minacciando la sopravvivenza della civilizzazione umana. Non soltanto questo è un rischio inaccettabile, ma è anche fatto in contraddizione con quello che le società devono proteggere, i valori della civiltà e delle istituzioni. Un strumento oggi in discussione per massimi in questa direzione è la creazione delle zone di libertà mondiali. E di questi giorni la discussione nella comunità internazionale sul programma nucleare iraniano, sui pericoli, sulle minacce che costituirebbe per la convivenza pacifica con Iran dotato di armi nucleari, le minacce di possibili interventi in Iran, bisogna assolutamente che la comunità internazionale e l'Europa giochi un ruolo positivo nello smorzare le tensioni e nel trovare degli strumenti. Uno potrebbe essere un'agenzia internazionale per i materiali fissi per evitare un'esacerbazione del conflitto. L'idea della creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa non è recente. Già il Baladei, che era direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nel 2006 propose come strumento risolutivo dei problemi del Medio Oriente la costruzione di una zona libera da armi di distruzione di massa nel Medio Oriente. Non abbiamo il tempo per vedere quali sono gli ostacoli gravi al raggiungimento di questo obiettivo, credo però che sia un obiettivo assolutamente